Permesso? Permesso? Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli. Ah, sì. Grazie, grazie tanto. Buongiorno. Scusate. Ma che sta facendo? Non abbiamo appetito e facciamo quattro salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Forse la spiegazione più plausibile di questa inattaccabile continuità risiede proprio nelle dimensioni monumentali degli edifici antichi, troppo colossali e prestigiosi per poter essere demoliti completamente. E così Roma offre il più avvincente dei viaggi, quello a ritroso nel tempo. Se la mente è fresca e l'occhio agile, anche la spesa dall'ortolano o la sosta al bar si possono sdoppiare in percorsi vetusti tra fontane barocche e colonne di templi antichi. Il Colosseo è il simbolo più noto e vistoso della monumentalità antica. Con l'adiacente Foro Romano e i fori imperiali, il grande anfiteatro testimonia il potere mondiale che allora si concentrava a Roma. Nel foro si svolgeva la vita civile e religiosa di Roma antica. Qui avevano sede il governo e le magistrature dello Stato. Sul Campidoglio vegliavano gli dei protettori della città e ad essi erano innalzati templi e statue, mentre sul Palatino si andavano costruendo e stratificando i palazzi degli imperatori. Con l'impero, molte funzioni del foro romano passarono ai grandiosi fori fatti costruire dagli imperatori. Il foro Traiano, uno dei maggiori, consisteva in una piazza sulla quale si affacciava un tempio, una basilica per l'amministrazione della giustizia, la colonna traiana e i monumentali mercati a semicerchio. L'egoismo è la legge sovrana. Ah, io ho cercato di trasmettere quei ideali che io ho sempre avuto dai tempi della mia gioventù, che la mia gioventù era sotto il regime fascista e quindi ci hanno inculcato qual era l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi. Tolleranza zero! Sotto zero! Sempre intolleranza! Non voglio sentir parlare di buonismo o di perdono. Se mi danno uno schiaffo, io gli spacco il muso! Infatti, da secoli e secoli, l'umanità ripete gli stessi errori e li sconta con il sangue. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Don't care about us, you.
la fascination qu'ont les Maghrébins pour l'Italie. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration et de l'immigration clandestine surtout, qui fait des milliers de morts malheureusement? Ça, c'est la chose la plus terrible. C'est le fait des organisations criminelles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Monsieur Benali aujourd'hui m'a parlé autour de 300 organisations qui ont été découvertes par la police de votre pays. Et sont des gens qui profitent de l'espoir des autres, des gens qui sont dans la misère, qui veulent donner à soi-même et aux gens qui ont dans le cœur un futur meilleur. Et alors, ils donnent confiance à des gens qui, avec des bateaux qui ne sont pas sûrs, vont dans la mer. Et ça veut dire qu'il y en a des tragédies à chaque instant. Et ça, il faut le combattre. Il faut augmenter la possibilité des gens qui veulent essayer une nouvelle possibilité de vie et de travail d'entrer dans la légalité en Italie et dans les autres pays européens. Il faut dire que les Italiennes ont été un peuple qui a laissé l'Italie et qui a émigré dans les autres pays, surtout dans les pays d'Amérique. Et alors ça nous donne le devoir de regarder aux gens qui veulent venir en Italie avec une totale ouverture de cœur et de donner aux gens qui viennent en Italie la possibilité de travail, la possibilité d'une maison, la possibilité d'une école pour leur fils et la possibilité d'un bien-être qui ait aussi la santé, l'ouverture de tous nos hôpitaux pour leurs nécessités. Et ça, c'est la politique du bon gouvernement. Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese. Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Voglio tolleranza a doppio zero. Maroni dice a zero, io voglio a doppio zero. Zunächst an den Kollegen.